Buongiorno Sud, cari telespettatori, oggi è 21 marzo, buona domenica a tutti. Il sole sorge in Puglia alle 5.54 e tramonta alle 18.06 minuti, in Basilicata sorge alle 5.54 e tramonta alle 18.14, in Molise sorge alle 5.59 e tramonta alle 18.19, la luna sorge alle 8.30 e tramonta alle 23.35, la fase lunare è la luna nuova. Oggi la Chiesa festeggia San Nicola di Flue. Sul dirupo montano di Raft in Svizzera, San Nicola di Flue fu chiamato da divina ispirazione a più grandi opere. Lasciati la moglie e 10 figli, si ritirò tra i monti a condurre vita eremitica. Celebre per lo stretto rigore di penitenza e il disprezzo del mondo, una sola volta uscì dalla sua piccola cella, sotto la minaccia di una guerra civile, per riconciliare con una breve esortazione le parti avverse. Oggi inoltre ricordiamo San Berillo e San Lupicino. Chi compie gli anni oggi? Auguri all'ex 007 britannico Timothy Dalton, che compie 66 anni, all'attore comico Tullio Solenghi, che compie 61 anni, al cantante Paolo Belli, che ne compie 48, all'attore statunitense Matthew Broderick, che ne compie anche lui 48, e infine all'attrice e modella ceca Lena Seredova, che ne compie 32. Cos'è accaduto il 21 marzo? Nel 1788 un devastante incendio distrugge buona parte di New Orleans. Nel 1800 viene eletto Papa Pio VII. Nel 1999 Roberto Benigni riceve 3 Oscar con il film La vita è bella. E infine nel 2004 Michael Schumacher su Ferrari vince il Gran Premio della Malesia. Al Teatro Tatà di Taranto anche oggi potrete assistere alla Sirena, da racconto Ligea di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, interpretato da Luca Zingaretti, e dall'incontro di due sconosciuti, di due mondi, di due solitudini possono nascere riflessioni erudite, dialoghi sagaci, una cordiale confidenza, un capolavoro. Il viaggio è nelle parole, nella forza delle immagini che riescono a evocare. Il luogo è quello degli sguardi, del ricordo di un caffè in via Po Torino, ma basta un attimo per ritrovarsi in Sicilia 50 anni prima, di nuovo giovani. Abbiamo offerto un tè ai nostri amici e ne ha avanzato una discreta quantità. Non buttiamola, perché può esserci utile contro le incrostazioni di calcare che spesso permangono sull'acciaio. Un pentolino, ad esempio, se immerso proprio nel tè al limone e fatto bollire per pochi minuti, tornerà come nuovo. Ricordatevi però di pulirlo con una spugna ruvida e sciacquarlo abbondantemente. Immancabili anche oggi i consigli delle stelle. Ariete, dedicate questa domenica al riposo e al relax, non abbuffatevi a tavola, non trascurate la salute e le normali forme di prevenzione, visti i transiti dissonanti di Sole, Venere e Giove. Toro, organizzate come meglio potete questa giornata e riuscirete a fare in maniera egregia tutto quello che avete programmato. In ambito sentimentale sarete tentati di spaziare al di fuori dei confini della coppia. Gemelli, se non avete le idee ben chiare, non mettetevi a discutere su una faccenda anche se credete di avere le carte in regola per farlo. Non intestarditevi in un'idea o in un progetto che non ha ampi margini di successo. Cancro, fate progetti in grande per oggi. A movimentare questa domenica sarà la luna, che vi dà la carica giusta per affrontare con maggiore trasporto e interesse la vita affettiva. Leone, il campo economico vi riserva sorprese, grazie anche alla serietà con cui avete condotto gli affari. Muovetevi in punta di piedi invece nel rapporto di coppia e chiedetevi cosa può piacere di più al partner. Vergine, non è il momento di sfidare la sorte, lanciarvi in affari che non vi convincono, fare prove di forza con il partner. Rimandate le decisioni più importanti a momenti più facili. Bilancia, vi attende una bella domenica con Venere che promuove il fascino, la simpatia e la seduzione a più non posso. Sarà meraviglioso per tutti coloro che hanno una storia felice d'amore in corso. Scorpione,
Non abbiate dubbi su progetti lasciati nei cassetti, presto diventano realtà perché siete al centro dell'attenzione stellare, sprizzerete vitalità da tutti i pori e avrete fortuna. Sagittario, Venere vi dà una mano per superare un momento difficile, la forma non è al top, stanchezza e stress non mancano, concedetevi una giornata di puro relax. Il segno zodiacale del Capricorno. Organizzate una serata indimenticabile con la persona del cuore, con gli amici a voi più cari. State allerta se siete single e liberi. Una persona potrebbe entrare lentamente nei vostri pensieri. Acquario. Parlerete di quattrini con i familiari, ma anche con il partner, viste le spese consistenti che avete in programma. Qualcosa potrà interferire nella vostra storia d'amore. Infine, Pesci. Prendetevi cura del partner, tenete in considerazione le sue esigenze, rendetevi disponibili a soddisfarle, ve lo suggerisce a chiare lettere Venere. Le parole del proverbio di oggi recitano: tanta preghiera entra in cielo. Io vi do appuntamento come sempre a domani mattina con il nostro almanacco del giorno su Antenna Sud, che potete anche rivedere sul nostro portale web www.antennasud.com. Inoltre vi ricordo che per contattarci basta scrivere all'indirizzo di posta elettronica almanacco@antennasud.com. Ancora buona domenica!